Lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, questa catechesi per me oggi è molto importante, con permesso del rettore della Basilica qui a Cascia, dove vediamo il corpo di Santa Rita. Voglio iniziare la nostra catechesi in questo luogo. La prima cosa, voglio salutarvi tutti voi telespettatori che siete sempre con me, voi soprattutto nelle case di preghiera di Saint-Charbel, da Cascia, da questo santuario, da questa basilica, bellissima basilica di Santa Rita, voglio salutarvi con tutto l'amore. Allora, qui in mano ho la rosa che ho ricevuto dal rettore della basilica, la rosa, come vediamo, tanti fiori, ma quello che mi ha colpito quando qui si viene, che ci spiegano, è proprio parlando sulla rosa. Sappiamo quel segno, la rosa viva è stata trovata nel giardino di Santa Rita, diciamo, e poi i frutti, due frutti. E così questa rosa è un segno, questa rosa, cari fratelli e sorelle, è un segno, come diceva il padre, del profumo, come la rosa è il profumo, è del profumo di Dio. E lei ci lasciava questo profumo, cari fratelli e sorelle. Allora è un segno per noi, che dobbiamo essere come quelli portatori del profumo del Signore proprio, con la nostra vita cristiana. Quando uno viene qui a questo luogo, a Cascia, certamente pensa, guardate come lei ha passato la vita. Cari fratelli e sorelle, lei che aveva in modo nella vita di essere la moglie, avere marito, figli, lei che proprio ha potuto anche provare la vita familiare, allora tanto possiamo chiedere. Santa Rita, intercedi per le famiglie, intercedi per noi, certamente anche molto importante oggi per la famiglia, come vi dicevo nella catechesi nella settimana scorsa. Ora preghiamo per la famiglia. E lei che ha avuto dolore, molto dolore sulla vita familiare, perché, carissimi, lei ha visto quelli che hanno ucciso suo marito, ma non ha detto i nomi mai. Sappiamo questa cosa, per non colpire ancora, ma ha pregato per quelli che hanno ucciso. Allora possiamo dire, preghiamo per i nemici, per quelli che uccidono, preghiamo perché nel loro cuore veramente nasce di nuovo l'amore e la pace. E poi lei, che è la patrona, possiamo dire alle mamme anche, che soffrono perché hanno perso i figli. Quante mamme, sono convinto, quante voi avete forse desiderio un giorno di stare qui davanti a lei, di dire: Santa Rita, aiutaci per portare quel dolore, perché quello dolore di una madre che ha perso, che ha visto la morte suo figlio, quel dolore resta per tempo, forse tutta la vita. È una ferita enorme nel cuore. Cari fratelli e sorelle, allora oggi vi affido in questa nostra catechesi proprio a Santa Rita, a voi madri che state soffrendo, che l'avete sofferto perché figlio è stato ucciso o figlia o morto o ha fatto incidente. Poi Santa Rita, cari fratelli e sorelle, anche quando
Lei ha scelto la vita religiosa, certamente aveva anche difficoltà aveva, era umiliata anche in questa vita religiosa. Pensiamo anche a tutte le persone che vogliono scegliere questa vita religiosa. Io penso da in questo momento affido tutte le ragazze che vogliono prendere la decisione, non devi avere paura di scegliere Gesù. Era umiliata tante volte, ma poi riceve il grande dono, la stigma, e proprio sul fronte riceve quella spina dalla corona di Gesù. Quando lei davanti alla croce, e quante volte davanti alla croce, tante volte lei ha pregato davanti alla croce, ha riflettuto la sofferenza di Gesù. E noi, cari fratelli e sorelle, io penso che spesso dovremmo, come Santa Rita, cercare nella nostra casa proprio la croce, perché ci sono momenti nella vita che non riusciremo mai a spiegare, ma non riusciremo mai forse dentro di noi così semplicemente accettarla. Ci vuole il silenzio, perché quando una madre si trova davanti a un piccolo bambino che sta morendo, per esempio, cosa può dire la madre, i genitori, quando non può aiutare in nessun modo più a suo figlio? Ci vuole in quel momento silenzio, in preghiera, ma soprattutto prendere forse la croce e dire: Signore, tutto nelle tue mani, la vita di figlio, di mia vita. E noi siamo nelle mani di Cristo. Allora qui da Cascia forse viene dato questo messaggio: guardate più spesso verso la croce, non abbiate più nessuna paura di portare la croce, di difendere la croce nei luoghi pubblici dove siete, nella società, nella scuola, nella famiglia, nella casa, cercate. E proprio lei riceve quel dono, la spina. Io rifletto sempre incoronazione del nostro Signore con le spine, con la corona di spine. Quello dolore era così intenso, quel dolore con l'incoronazione delle spine era dolore continuo, come la flagellazione, come passato, perché hanno smesso di flagellarla. Ma il dolore e incoronazione delle spine era continuo, anche quando lo hanno crocifisso già sulla croce. Era continuo dolore perché le spine entravano dentro, direi il cervello, cari fratelli e sorelle, ma non si vedeva fuori, ma dentro era dolore. Allora questo oggi a Santa Rita qui voglio dire: aiutaci, nostra madre, direi, quella madre che ha scelto la vita consacrata, la madre che è la vera madre, aiutaci proprio per quelle persone che soffrono interioramente, che soffrono perché hanno il dolore continuo, ma non si vede quel dolore. Tante volte li vediamo, sono molto tristi, uno dice: sorridi, ma come può sorridere quando dentro il cuore è spezzato? Come può sorridere quando c'è un dolore continuo? Perché mio figlio, mia figlia, disse, è lontana da Gesù. Perché non ha battezzato suo figlio, sua figlia? Quanti dolori dei madri lo sento, e affidiamo oggi, Santa Rita, a te, anche di loro. Ma poi anche la pace,
la pace di questo mondo, ma certamente quando siamo vicino Santa Rita a me viene il ricordo di altri due santi, perché lo dicevo, 22 muore Santa Rita, 22. Allora la data 22, che tanti portano le rose in mano in diversi luoghi del mondo, ma poi c'è l'altro santo anche che ha scelto la data 22 del mese, e quel santo è San Charbel Maklouf, libanese, San Charbel del Libano. E proprio libanesi hanno anche una santa che si chiama Santa Rafka. È proprio molto paragonabile con Santa Rita. Forse per questo i libanesi hanno voluto venire a Kasha. E proprio loro hanno fondato a Kasha quella grande statua di pietra che, quando stiamo entrando, i libanesi hanno portato dal Libano, perché loro hanno una sua anche Santa Rita, direi, una Santa Rafka, che anche giovane ha scelto la vita religiosa, ma ha voluto soffrire con Gesù. Davanti al santuario in Libano vediamo Santa Rafka con la croce nelle sue spalle. Ma c'è una cosa che mi ha paragonato anche, perché Santa Rita, quando ha voluto andare per il grande giubileo a Roma, Gesù gli ha donato anche questa opportunità, perché le suore non hanno voluto portarla, perché aveva la spina, non volevano portare a Roma. Ma per quel momento, quel segno e quella spina sparisce, solo per quel viaggio a Roma, è ritornato a Cascia e di nuovo quel segno resta di nuovo. Ma Santa Rafka perde la vista, tutta la vita paralizzata. Ma prima di morire voleva salutare a tutte le consorelle per vedere le loro facce, ma Gesù gli dona la vista solo per un'ora e dopo un'ora la perde. Paragonare, Gesù ti può donare tutto, caro fratello e sorella, ti può dare di tutto. Così da Cascia, voluto questa catechesi in questo anno dedicato alla Madre Santissima, Immacolata, 100 anni di apparizione di Fatima, siamo venuti qui a dire: Santa Rita, aiutaci di diventare una rosa. Ciascuno, quando regalate una rosa all'altro, dite solo quell'augurio: ti auguro di essere come rosa, quella di Dio, che dà profumo della sua presenza, del suo amore, che dove siete, in qualunque posto, uno che si accorge subito che tu sei di Cristo.